E ribenvenuti, siamo arrivati allo scontro diretto. Come potete vedere, è finita 1-1 poco fa a Pescara Pisa. Vincevamo 1-0, un gran gol di Lasagna, e poi niente. Nel minuto finale di recupero, come sapete, PES pecca di questa cosa. Nei minuti finali state sempre attenti perché è facile che le squadre avversarie possano pareggiare o addirittura vincere. Un cross bellissimo di Iori. Forse un po' colpa di crociata in mezzo all'aria, non è saltato in anticipo, è arrivato Varone, un gran colpo di testa e Cragno non ha potuto farci nulla, colpo di testa che è finito al 7 e niente, Juventus che continua a non mollare, guardate, 8 vittorie di fila, il Pisa però tiene abbastanza al passo e quindi niente. Andiamo avanti, la formazione io l'ho già fatta e andiamo a goderci questo scontro che arriva subito a inizio del girone d'andata, Pisa-Juventus. Andiamo a vedere la prossima partita. Vediamo se. Guardate che squadra che c'ha. Ok, direi che è tutto pronto. Ci abbiamo anche Foden che potrebbe servire in un secondo momento. Barreca, Savelli, ma io avevo messo Conti qui. Non capisco perché mi mette Savelli. No, ma non è. Ah, ma abbiamo Botroid in forma. Attenzione, attenzione. Allora potremmo solo riguardare un attimino certe cosine. Io al posto di Sabelli preferirei Conti. Vediamo l'over della squadra, difatti. Williams, Panterone, Botroid, Eriksen. Centrocampo, Crociata e Grassi. Io preferirei. Vediamo se mi alza l'over della squadra. Difatti lo alza perché. Anche perché Grassi è abbastanza, diciamo, stanchino. Pavoletti sempre pronto a subentrare. Andiamo a vedere. Allora, facciamo l'ancoraggio come sempre qui. Contropiede. Andiamo a darlo a Botroide e Williams per più velocità che tecnica davanti. Ragazzi, vada come vada, giochiamo con la nuova maglia che ho fatto io, un po' rimodernizzata, che è questa qui, ve la ricorderete, la quarta maglia, ho deciso di farla così, la Juventus. Potremmo dargli anche la sua classica, ma facciamola giocare con l'arancione, non ci ho mai giocato, non è neanche brutta se vogliamo. E guardate che squadre, vi dico già subito le formazioni così andremo poi alla partita. Juventus che schiera Ter Stegen, Fernandinho, Javi Martinez, Gabriel Paulista, Marcelo, Cuadrado, Isco, Joaquin, Gnabry, Messi e Dzeko, mamma mia. Il Pisa con Cragno, Airaudo, Mancini, Sion, Kubarreka, Conti, Perez, Crociata, Eriksen, Williams e Botroid. Io non capisco perché. Vabbè, Barreca è pompato. Facciamo giocare lui. Ragazzi, andiamo in campo, lo scontro diretto. Dovessimo vincerlo andremo a meno 1, ma sarà difficile vincere. L'anno scorso ci hanno inflitto un 4-0, se non 5-0, veramente pauroso, diciamo, pauroso perché la Juve giocò praticamente una partita perfetta. La Juve è forte, c'è una grande difesa, un grande attacco, quindi è tutto pronto. Proveremo a fermarla almeno con un pari. Se riusciamo, ma la vedo veramente veramente dura. Vi ricordo che io punto più che altro alla Champions League. Ci saranno due acquisti, due scambi nel mercato di gennaio. E andiamo. Williams dal calcio d'inizio. Airaudo. Pallone crociata. Si gira. Manda sulla fascia subito Barreca. Tocca per Botroid che è guarito dall'infortunio. Botroid. Niente da fare, anticipato. Marcelo. Gnabry. Deve arrivare Perez a chiudere. Attenzione, Gnabry si porta la palla fuori. Andiamo subito con Perez. Conti, attenzione a non fare questi errori. Airaudo, migliorato tantissimo. Barreca. Preferisce far girare palla, crociata. Pallone Eriksen, tocca all'indietro, Perez. Palla verso Conti, azione elaborata, c'è Williams che si fa vedere, ecco il movimento, bellissimo, si lancia Williams, attenzione. Tocca poi ancora qui a Conti,
mette in mezzo Eriksen al volo, girata e palla fuori. C'è il Pisa, c'è, bellissima azione. E adesso attenzione però alla ripartenza della Juve. Verstegen, Javi Martinez, grandi acquisti per la Juve, ha fatto uno squadrone, eh. Isco, mamma mia. Botroi che viene a chiudere a centrocampo, attenzione crociata adesso su Messi, Cuadrado che è un ritorno nella Juve, ancora Messi. Palla da questa parte verso Isco, attenzione a Dzeko, Dzeko subito raddoppiato, Cuadrado, Messi, la pulce, mette in mezzo, deviata la palla da Barreca. Rimessa per la Juventus, Lionel Messi, attenzione, tutti marcati, batterà lungo molto probabilmente, ecco in direzione di Dzeko, Eriksen lo contrasta, bravo Airaudo qua, il tocco intelligente, pallone per Williams, attenzione che può partire il Pisa, e questo è fallo a centrocampo, calma, tocca subito però, c'è crociata libero, dai Conti, aspetta l'inserimento. Bellissimo di Williams, non riesce a tirare, chiuso, Conti, scarica dove? Troppo indietro, pallone di Eriksen, vede l'imbucata, Barreca, mamma mia, che inserimento di Barreca, e palla messa, arriverà Masina a gennaio al suo posto, che l'ho fatto giocare ma non cresce, non cresce. Si riparte da corsa da centrocampo con Eriksen. Attenzione a Botroid, Botroid, Jeremy, Jeremy, parte tiro ancora da Stegen. Ma che tiro Botroid. Si vede che sta bene. Conti. Adesso crociata. Porta la palla per Conti che deve crossare bene, la mette ma sul muso del giocatore della Juve. No, 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 non facciamo. Eriksen, ancora Barreca che rientra, bravissimo, pronto per il cross, la mette in mezzo, Botroid, fuori, niente. Mamma mia. Scusate un attimo, devo interrompere un secondo, scusate. Un bambino, non so se si è fatto male, fatemi un po' vedere che situazione c'è qua sotto. Difatti è caduto, mi ha battuto il muso, cazzo. Genitori sempre più presenti, mi raccomando, eh. Stiamo sempre sul cellulare, non guardiamo i figli. Andiamo avanti, Cuadrado. Palla Messi. Pisa che controlla bene però, c'è tanta paura diciamo a livello calcistico perché sappiamo che loro come qualità di giocatori sono forti. Cuadrado, stiamo cercando di chiudere su Cuadrado, non ha spazio, torna indietro, Gavi Martinez, Cuadrado, Messi, Isco, Isco, gli ruba la palla Perez e poi cerca Botroid, Botroid adesso ha spazio, attenzione, può avanzare, Botroid, Botroid. Pallone a Williams, no, ancora Botroid, mamma mia come combatte, Eriksen, crociata, allarga bene stavolta per Conti, mette in mezzo per crociata ancora, tocca a direzione di Eriksen, può avanzare Eri, può avanzare Eriksen, può avanzare, non sa cosa fare, non c'è i movimenti giusti, attenzione, poi si fa portare via palla, replica della Juve, Gnabry. Pallone adesso a Marcelo, mamma mia che squadra, c'è mezzo Real Madrid di qua, attenzione Gnabry, 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 eccolo qua Dzeko e c'è 1-0, errore di Eriksen e lo paghiamo, 1-0, niente da fare, grande azione, guardate che bella palla Gnabry, mamma mia, profondità che non bisogna mai dargliela a queste squadre, Williams, proviamo ad andare avanti, Airaudo. Prova a portare palla in rodo, pallone adesso Williams che si gira, Williams, Williams, pallone Botroid, c'è il pareggio, mamma mia, ma che giocatori ho lì davanti, e andiamo,
Evotroid, ancora lui. Jamie! Mamma mia. Che azione, bellissimo. Botta e risposta, che partita che sto facendo a Superstar, mamma mia. Evotroid, guardate qui Williams, ma gran palla. E poi di piatto, batte Ter Stegen, mamma mia. Ma quanta fatica ragazzi, com'è difficile giocare Superstar e velocità a zero, credetemi. Almeno non ci sono tanti rimpalli, c'è più controllo di palla, vedete come stoppano bene così. Attenzione, palla Messi, 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 la pulce, la pulce. Non bisogna farlo giocare. Attenzione, ancora Cuadrado adesso che può avanzare, 28esimo, 1-1, palla in mezzo, pericolosa Mancini, mamma mia cosa toglie. Attenzione a Isco che c'è un gran piede. No, 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 non facciamo sti falli, Marcelo. Conti. Bravissimo. Alziamoci un po', dai, fuori da qua. Marreca. Marreca. Bravo, palla Botroid. E lancia in profondità Williams, Williams! Tiro! E gran parata ancora di Ter Stegen. Ma che palla ha dato Botroid. Che palloni che dà. Oltre che segnare anche uomo assist. Non è angolo? No, forse l'ha portata fuori Williams. Javi Martinez, Pisa molto pericoloso. Adesso torniamo indietro, crociata, crociata. Sei mancato qua. Messi. Scivola Conti, attenzione, la palla è lunga, ma c'è Sionku, vediamo. Mamma mia, come gliel'ha portata via. Ai Raulo. Mancini. Si rifugia adesso da Cranio. Dobbiamo non fare errori qui. Così. E si porta sulla squadra. Andiamo. Vai Mancini. Buon giocatore. Vai Mancio. Mancio, vabbè. Ce n'è stato uno solo di Mancio. Andiamo. Conti. Williams. Sta giocando una bellissima partita. Ancora Williams. Qui c'è fallo, Cartellino, arbitro. Niente. 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 Vabbè. E gli dice anche di guardare, questa sera in area era rigore netto, mamma mia, e dai, va bene, andiamo avanti. Eriksen proverà a tirare, proviamo a farlo calciare, e invece no, troppo messa male la palla. Ma non è ancora verso da questa parte, ancora Conti che la perde, Conti la perde. Torniamo indietro, vai, 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 chiudi sta fascia. Gnabry. Ancora Marcelo, bella partita. Ancora Joaquin. Joaquin, attenzione a Dzeko. Mamma mia, occhio qua, meno male che gliel'ha data male, arriva Conti, bravissimo. Con calma, Mancini. Si allarga il gioco, ancora crociata. La palla da questa parte per Eriksen, bravissimo, la gira adesso per il panterone Botroid. Botroid che può avanzare, attenzione che arriva su di lui Joaquin. Ancora Botroid, la mette in mezzo per Williams di prima. Ma che movimenti ha fatto Williams? Si è allargato, Botroid ha portato palla, ha creato il buco Williams. È il momento giusto, il panterone per il nostro toast dell'Inghilterra. Wow. Quando si vince contro questi squadroni, ragazzi, è bello, non c'è niente da fare. Guardate il movimento, poi rientra d'esterno. Botroid Williams di prima. Mamma mia. 2-1, 2-1. Attenzione però adesso, calma, sangue freddo. È lunga la partita. Ancora Williams, guardate come viene indietro a difendere. Attenzione a Dzeko, Marcelo, poi Joaquin, che giocatori, mamma mia. Perde palla Perez dopo una serie di contrasti. Isco non ha spazio, decide di darla da questa parte. Niente, non è fallo, regola del vantaggio. Boh, vabbè, si arrabbia, ma forse era fallo per la Juve, è entrato sul piede. Ne voglio uno qui, ne voglio uno qui. Perché la faranno rientrare questa punizione. Difatti, eccola qua. Barreca. Mamma mia. Joaquin. Joaquin. Ruba palla. Crociata. E andiamo avanti. Che c'era. Oh là. Williams.
Williams, 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 stavolta porta palla lui. Tocca per Boutroid. Pallone ancora Williams. Grande azione del Pisa qua. Si gira, aspetta l'inserimento di qualcuno. Ancora Williams. Williams! Bello il lancio in mezzo. Niente da fare. Just again. E finisce così il primo tempo. 2-1, ma bellissima partita. Davvero bella. Ma non perché si vince, anche la Juve fa paura quando avanza. Io direi di non cambiare nulla per il momento, perché sto vedendo che la squadra sta funzionando bene così. È tosta. Si parte col secondo tempo. Non sarà facile tenere testa, ripeto, a una corazzata del genere. 8 vittorie di fila. Quindi entra Ronaldo, attenzione. Esce Gnabry. Eccolo qua. Quadrado, attenzione Perez, devi chiudermi come mediano, devi chiudermi e lo fai sempre bene. Ancora Williams, si gira, aspetta l'arrivo di crociata, lo serve, c'è spazio, ancora la palla verso Williams che avanza. Niente da fare, recupera la Juve, rilancia male De Stegen, attenzione, Eriksen, niente, palla che va a Marcelo, eccolo qua. Cristiano Ronaldo. Joaquin. Mamma mia, Isco. Torna indietro, crociata, cerca di chiudere. Isco ancora. Attenzione a Dzeko, sponda all'indietro. Isco. Che giocatore. Guardate che roba, non gliela prendi. Quadrado. Niente da fare, mette in mezzo questa palla. E Ronaldo pareggio. Gran cross di Quadrado e Cristiano Ronaldo, se non sbaglio, no, Dzeko, non bisogna sbagliare con lui. Vabbè, dai, non importa, Williams si riparte, forse anche perché siamo troppo bassi. Perez, con calma, bella palla, data male però. Marcelo, riparte la Juve. Gabriel Paulista. Mamma mia, ma quanta cazzo di soldi ha speso? Tutti forti. Marcelo, vuole vincere tutto la Juve quest'anno. Perez, che partita. 30 anni non sentirlo. Ayer, Sionku. Si manovra con calma. La palla adesso a Williams, tocca per Boutroid, non se l'aspettava Jeremy. Ancora Paulista che lancia da questa parte. Sono messi veramente bene. Giocano bene, niente da dire. Gioca veramente bene. Martinez, Fernandì, vai Perez, potevi prenderla qua. Attenzione al buco. Joaquin, Joaquin, fermato. Niente, riconquista palla. Dzeko, mamma mia, cosa gli ha stoppato qui ai Raulo. Barreca dall'altra parte adesso. Bella questa palla per crociata che crea spazio, può avanzare, tocca per Boutroid, si gira, va via la pantera, attenzione, ancora mezzo passo, tiro, oh, io non ho più, diciamo, aggettivi per definirlo. Che cosa cazzo ha fatto qua? Che gol? Ha fatto quel mezzo passo in più, io ho detto la perde, la recupera il centrale della Juve, niente, gran gol, e se li merita tutti, ed è vicino a 100 reti in 6 anni, mamma mia, che attaccante ragazzi, guardate che cosa ha fatto qua, dà la palla, si gira, avanza, questo mezzo tocco in più, in ritardo, ma anche Ter Stegen poteva prenderla, 3-2, mamma mia. Partitissima, veramente partitissima. Fernandinho, 62esimo, è ancora lunga, attenzione. Due grandi squadre che si stanno mettendo alla prova con botta e risposta. Messi, non si è ancora visto molto, meno male. Barreca. Barreca, arriva il supporto, poi tutte e due per terra, guardate cosa succede qua. Messi, non fare fallo, esci. Bravo Cragno, mamma mia. Conti. Pallone ad Eriksen, adesso tutto di prima, Perez, crociata, crociata ancora, si gira, bravissimo, tocca per Sionku, che adesso prova a sganciarsi, ho fatto l'1-2, vediamo, bravissimo, in appoggio, tocca ancora verso Boutroid, Jeremy, gran giocatore, ancora Boutroid, Boutroid,
Mamma mia, c'era Eriksen libero al centro dell'area di rigore. Attenzione, attenzione, crociata, devi chiudermi su Messi. Palla adesso girata verso Cuadrado. Ancora Messi, bello lo scambio, ma c'è Barreca. Che partita che ha giocato oggi Barreca. Ragno. Gira verso Mancini, a sua volta ancora in direzione di Conti. Dobbiamo giocare con calma, non c'è spazio, si torna indietro. Mancini, ricostruiamo. Superstar si deve giocare così, perché se insisti la perdi. Sionku, ora Sionku, che è giocatore anche lui. Barreca, pallone verso Botroi, la tiene, si infuria come una furia maledetta. Il tocco in mezzo per crociata. Qui a spalo, doppio palo, poi ancora Eriksen, tiro, Williams, ancora, ma c'è, no, che cazzo è successo qua? Ma io non ho mai visto doppio palo così, di tacco, e siamo 4-2, difesa della Juve che ha dormito, guardate qua. Poi sbaglia, rinvio, gran tiro di Eriksen, non blocca De Stegen, poi ancora Williams, ribattuta e siamo così. 4-2. Ogni tanto ci capita anche a noi. Palo, doppio palo e poi sbaglia il rilancio qui. Questo è stato l'errore. Mamma mia, come aggancia il pallone Williams, si ributta come una falce insanguinata. 4-2. Madonna puta. Entra Gunter, esce Barreca, cambio anche nella Juve. Mamma mia, che partita. Attenzione però, perché ancora ce n'è. Entra David Silva, esce Joaquin, un po' in ombra, attenzione che potrebbe partire. Niente da fare. Ancora Gunter, dobbiamo difendere adesso e ripartire. Cristiano Ronaldo. Ancora David Silva, attenzione, lancia in avanti. Lunga, lunga. Esulta il pubblico del Pisa. Pressa molto alto la Juve, allora noi dobbiamo giocare dall'altra parte, in questa maniera qui. Forse troppo lunga, troppo lunga. Bello l'appoggio di Conti per Perez al volo. Ancora. Ma qui un batti e ribatti strano, Paulista e Conti. E gliela ruba, gliela ruba. La mette in mezzo Williams! Mamma mia che Pisa! Bello, bello quando si gioca così. Tostissima, altro cambio, entra Conti, esce Sabelli, non aveva più grande partita del figlio d'arte di Bruno Conti, Fernandinho, Gabriel Paulista, Williams che va a chiudere dall'altra parte, bravissimo. Ancora Gabriel Paulista, Cristiano Ronaldo, attenzione, fermato, ma c'è fallo, c'è fallo, ha toccato il piede d'appoggio, è fallo, calcio di punizione, mettiamone uno qui, subito, attenzione al rientro di Isco, ancora Marcelo, ma Isco non era uscito, boh, forse mi sono sbagliato io, attenzione a David Silva, c'è il fallo qua, c'è il fallo, c'è il fallo. Attenzione che è stata battuta subito! Mamma mia! Ancora la palla adesso che rientra tra le file, ma Perez, Perez! Niente da fare, ma la rimessa. Ed è Pisa! Se finisce così andremo a infliggere. Esce Isco adesso, sì, ed entra Khedira. Ma non lo capisco sto cambio, comunque vabbè. Mi sembra che Isco sia un po' più forte, eh. Solo un po', eh. Mancini. Bravo, grande finta. Sabelli. Ancora Perez. Tocca poi per Eiraudo. Eriksen. Facciamo sti giochetti e poi alla fine si perde. Gran tiro qui. E blocca tutto Cranio. Dai ragazzi, teniamo. Si riparte. Pallone verso Botroide. Attenzione a Williams che si può inserire in mezzo. Ecco il movimento. Mamma mia, non capisco. Boh, che botta, che scontro lì. Ha rischiato di farsi veramente male. No, 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 piano. Serve niente, stiamo vincendo. Due gol di scarto. Stai calmo. Grande Gunter. Sionku. Tocca bene per crociata.
Allunga per Botroid, si gira, va via Panterone. Niente da fare, messo giù, ma regolare l'intervento di Martinez. Ancora la palla in mezzo, attenzione. Attenzione Ronaldo, tiro al volo di poco alto. E Pisa sta portando a casa il nono risultato utile consecutivo in questa sesta stagione. È un grandissimo Pisa che sta facendo cose veramente eccezionali. Airaudo, palla Sionpu, ormai non c'è più motivo di spingere. Cragno, palla adesso da questa parte, tocca in direzione di Sabelli e finisce così. La Juve cade a Pisa, la sua prima sconfitta dopo 8 risultati utili consecutivi, 4 a 2. Ma la Juve sicuramente ha giocato bene, ha una grande squadra, però il Pisa si riporta sotto in classifica. Grande Williams, bravi tutti, 4 a 2 per il Pisa sulla Juve. Andiamo a vederci gli altri risultati. Vi ricordo che Superstar non è niente facile giocare. Pisa Juve 4 a 2, Sassuolo Pescara 0 a 1, Napoli batte il Parma 3 a 0, la Regina cade con la Roma 3 a 0, Fiorentina Lecce 2 a 0, Lazio Genoa 1 a 0, l'Atalanta perde in casa con un sorprendente Verona 4 a 1, Inter Benevento 4 a 1, Milan Reggiana 1 a 0 e il Toro vince a Udine, quindi la classifica è molto bella. Juventus 24 punti, prima sconfitta, Pisa 23 e via via tutte le altre. Inter e Torino 18 punti, Milan 16, avevo riflesso della luce, Napoli 16, Parma e Verona 15 e il Pescara che sta facendo un bel campionato. Andiamo giù e guardate la Reggiana, quanto mi fa male vederla così, però purtroppo ha dato via qualche pezzo migliore e si vedono i risultati. Va bene. Ragazzi, io direi che per adesso è tutto. Ci ritroveremo chiaramente con la partita contro il Nizza in Champions League, che vorrà dire che se vinciamo questa siamo ben messi. Poi avremo il Genoa e poi il Verona. Siamo ormai a metà girone d'andata e niente, ragazzi, qui c'è i candidati al pallone d'oro. Jeremy Votroid, vi faccio vedere, guardate la mia squadra, guardate Votroid, per vedere quanti gol fanno basta che andate qui, eccolo qua, mancano 5 reti in 6 anni, cioè ragazzi ha giocato 124 partite, ha segnato 95 gol, qualcosa di impressionante questo giocatore qui. Pavoletti anche lui 94 reti, Martial 11, Lasagna 34 e Williams 27, è vicino ai 30 gol, non male, non male. Si attende ancora il gol di Maldini e poi vabbè gli altri sono tutti centrocampisti, Mora ancora non ha segnato, Perez, vabbè. Comunque insomma i difensori difficilmente segnano. Ok, va bene ragazzi, cosa posso farvi vedere? Ah, andiamo a vederci un attimino, tanto abbiamo tempo, visto che non registro proprio tutte, tutte. La Serie B. Ascoli Entella, attenzione, sorpresona. Sampdoria è una vita che in Serie B, in PES, non sta più facendo nulla. E il Bologna quest'anno potrebbe risalire, e niente, va bene. Classifica marcatori della Serie A. Abbiamo Botroi con 6 reti, Alario dell'Inter e Sharawi dell'Inter. Quagliarella, insomma, siamo lì, siamo lì. E niente, va bene così, dai. Ragazzi, vi saluto. Alla prossima.